E benvenuti ragazzi, sono il vostro mini, oggi siamo quasi in una puntata di Pokémon Blue Randomizer Nuzlocke. Grazie ancora per il supporto che date alla serie e dopo i Pokémon presi la scorsa volta siamo a buon punto, siamo a metà del Bosco Smeraldo e siamo, tra virgolette, sicuri di portarla a casa questa sfida della Pokémon Randomizer Nuzlocke, ma non diciamo gatto finché non ce l'abbiamo nel sacco. Poi ce l'abbiamo, gatto 2, quindi. Sto scherzando. Andiamo avanti. Qui c'era un allenatore, ragazzi. Non voglio farmi sfuggire allenatori. Non c'è allenatore. C'era un allenatore. Vabbè, però. Andiamo giù. Qui purtroppo la piscinina abbiamo catturato già qua, quindi non vale catturarla. Anche qua se incontriamo. O si fugge. O si fuggisce. O si sconfigge, si allenano. Ho allenato un po' Pidgey, quindi a Smeraldopoli sì, Smeraldopoli, sì, il centro Pokémon siamo arrivati a 4 su 10, quindi tranquilli, non è che Baro sta tenendo il conto, ce l'ho scritto, fogliettino. Ok. Lì ragazzi, Piscinin, idea per Piscinin, però no. Gatò non ha mosse tipo volo, uccello, quindi non posso batterlo. Ok, Bollaraggio, però dai, mosse tipo psico di buono volete avercene una. Pestone, spadabam, brutto colpo, se non gli faceva niente, attenzione ragazzi. E siamo arrivati a Piscinin all'8. Era prima al 5, ragazzi, è già all'8, ragazzi. Al 10, gatto. Vai, gatto. Mi rende molto forte. E vabbè. Chi si trova? Via. Mette Illusion che c'ha accidenti. Perché potevi cambiarmi prima? Palle. No, via. Un Venusaur che fraccante. Secondo non mi fa niente. Oh. Ora non effetto, forse è fallito, però vabbè. Ok, dovrebbe essere il livello 10. 10-19, ragazzi, siamo fortissimi. Illusion para, ripresa. Sì, e siamo salvi. Qui non mi ricordo se. Lo so. Sì. Però purtroppo mi è capitato solo Pidgey. Vedi, c'era Venusaur nel bosco. Ok, siamo arrivati a. Oddio, vedi, mi devo un po' un attimo rinfrescare mappa città. A Plumbeopoli, prima sera. Smeraldopoli, ok, ho detto bene. Percorso 2, Bosco Smeraldo, Percorso 2 non abbiamo trovato niente. O se no ci abbiamo trovato Dugong, ma abbiamo ucciso. Plumbeopoli. Ok, quindi il prossimo è Plumbeopoli.
No, aspetta un attimo, guardiamo, guardiamo. Non mi ricordo. Che in condizioni sono? No, non sono in condizioni pessime. Aspettiamo a curarli. Aspettiamo, aspettiamo. Allora, io direi di cercare subito. Ah, per quanti Pokéball abbiamo? Già conta anche quello, è Pokéball 4. Soldi 1300. Vabbè, proviamo. Però non vorrei che ci provo. Però se c'è terremoto non. Oso claro. Non c'è fiamma. Non c'è fiamma, non gli fa niente. Piscinin, sei troppo forte. E niente ragazzi, anche il terzo Pokémon che si cattura nessuno. Siamo troppo forti. Vabbè, e niente, non si può catturare nessun altro. Meno male, meglio di prima, no, non c'è prima. E ci siamo, quindi io direi di mettere come primo Pokémon in squadra Gato. E andiamo a comandare. Ok, alto la moccioso, dove va? Ci vorranno anni prima di competere contro Brock oppure 5 minuti visto che c'è un mio Mewtwo. Come si è visto bellino, è proprio bellino. Voglio vedere chi ci mette Brock. Spam. Ciao. 11. Kangaskhan. Oh signore santo. Non me l'aspettavo. Bravo. Vai, vai. Gelo raggio, dico sì. Cioè ragazzi, sono venute fuori randomizzate cose bellissime. Oh oh oh, mamma mia. Abbiamo rischiato ragazzi. Oh signore. Abbiamo rischiato tantissimo. Subito a curare, mamma mia. Mega calcio, che cavolo ha fatto de? Ma io direi di andare ad allenare un altro pochino. Andiamoci un po'. Subito a curare e segniamo 2 a Pumbeopoli. Perfetto. Andiamo subito. E siamo qua, alleniamo per Ryan. Scusate il sbadiglio, ma mi sono alzato a poco. Ok, 57, andiamo ancora, ancora almeno al 12, facciamo arrivare Mankey. Oh no, Primeape. Tutti i remoti però c'hanno, che palle. Ma sono al 4. Allora, spari le bolle in faccia, spari. 12. Dai, 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 ora, ora, ora. Sì. Impari qualcosa? No. Però al 13 ci può stare, visto che tanto c'è bolla raggio, anzi no.
Vedi, io penso sempre Brock Pokémon di pietra, invece no, ora con lo randomizer ti può capitare qualsiasi cosa. Come quel lato Rhyhorn e Kangaskhan, a caso, cioè ora potrebbe essere Dork se tipo c'ha 3 pigi di merda, così a caso. Boh. Salviamo prima. Stavo giocando da un'ora. Bellissimo, vai. Ciao. Ciao. Sì. Ok. Ricordiamoci che è una Nuzlocke, quindi bisogna stare attenti a come mettiamo i Pokémon. Vedete ragazzi, ve l'ho detto. Può capitare qualsiasi cosa. Schiantiamolo. E fuori uno. No, resta Gatou. Oh, cosa ce l'aveva, eh? Bolla raggio. Ah. Solo bolla raggio siamo. E te lo rimetto. E andiamo, battiamo Brock e andiamo avanti. Yessa! E la prima medaglia che comparirà esattamente ora. Ok. Adesso la tecnica flash può essere utilizzata sempre. Diciamo che ha di soldi, aspetta, porta questo con te. 34 che è? Ad un Pokémon. Puoi usare la mettere sulla volta. Scegli dunque il Pokémon giusto. Contiene pazienza. Già. Nel mondo ci sono. Dai. Sì, fa la corta. La corta. E qui il discorso sarà Pippo e Gigi. E Pippo. Boro. Aspetta, curato? No. Fotte sega. Allora perché sono tutti loro ora. Sono tutti loro. Stai guardando, vero? Sì. Sto guardando, sì. Sì, ma vai sicuro, 100%. Via. E c'è un Mewtwo. Cazzo, due senza futuro. Pidgeot. No. Sempre Gatou. Quelle altre devono essere allenate ancora. Schianto. Ale, subito. Così. E si va al 15. Vai Gatou. Ancora non impara niente. Non mi ricordo però quanto impara le cose. E poi si inizia a battere tutti. Vai. Così. Perché noi vogliamo rischiare. Lui sarebbe un pigliamosche. I pigliamosci. Ok. E... Squirtle. Va benissimo. Bello cosa trovate nel Bosco Smeraldo, proprio si trova lì, sempre. È il famosissimo Squirtle del Bosco Smeraldo. Petalo danza, scusa. Aia. Fa niente. Sì, però fallo. È impazzito. Oh, levacelo. È impazzito, ragazzi. Aspetta, la danza c'era nel primo?
Oh, finalmente un Pokémon degno di un pigliamosci. Forza, via anche questo. Così, ragazzi, ve l'ho detto, a cazzo io senza futuro. Ponita! Attenzione, cosa usa? E noi, bolla raggio. Sbam, nel muso. Posto. E qui dovrebbe esserci il... No, 300 hai preso e non sali. Come si fa, ragazzi? Cioè, noi andremo alla Lega con Mew e Mewtwo, cioè, e Pidgeot, se non muoiono prima, però noi saremo bravissimi e non li faremo morire. La peretta al sottoscritto, ragazzi. E Gennaro Bullo? No. Mr. Mime. Schiantiamoci, Sbadabush. Yes. Sto per usare Charmander e noi bolla raggio, ragazzi, e via, ragazzi. Cioè, nemmeno sboom. E non l'ho ancora curato, cioè solo due volte. Boh. Tutti, vai, prima della fine della puntata facciamo tutti. Allora, questo ce n'è 4, due ore, meno male. Vabbè, noi siamo al 16, anche se ci abbiamo proprio 22. Non vorrei che ci avessero tipo una mossa nel prima generazioni. Contro lo psico c'era lo... c'era una mossa spettro. Mi sfugge la cosa. Perché se non ci sono né mosse spettro, il buio non esisteva ancora di tipo. Quindi... Dratini, attenzione. Quindi, ragazzi... Non possono buttarmelo giù. Non ci sono mosse super efficaci. Incredibile. Incredibile. Golduck. Schiantiamoci ancora contro lui. Nemmeno lui resiste. A Gato 2. Eevee. Bello Eevee. No! Sono mosso tipo normale, perché non in effetti forse è fallito. Ancora aerei, ancora loro. Infatti ora va. Ma non si rischia, tanto non ce lo butterà mai giù. Aia. Boom, giù. Fatto un po' soffrire, infatti ora andiamo a curarci. Passa anche a 17, ragazzi. Pazzesco. Allora, però aspettate un attimo, io direi che si passa di qua e mettiamo come primo Pokémon Illusion, visto che a livello 10 facciamo un po' allenare. Via di qua. Non indosso il Ha detto non indosso i pantaloncini o indosso i pantaloncini. Che cosa ha detto? Noi abbiamo Illusion. Io non sono reale. Noi abbiamo anche ripresa, ragazzi. La ripresa dura senza futuro. Sbadabam. 14, ragazzi. C'erano solo Pokémon, non l'ho vista. Ma noi abbiamo sempre di più, perché questo è il lanciafiamme e quella del Brasher. Aia! Contro a colpo. E noi dobbiamo buttarlo giù? No, sa di no. Doppiatore, aia. E vai giù.
Spero sia l'ultimo, perché sennò poi bisogna cambiare. Vedete, ragazzi, non farlo. 11. Si sale come delle mine, ragazzi. Si sale. Oh, vedi, solo uno. Cioè. Bullo ancora. Ho perso. Sì, sei morto. Una tua parte è morta lì, un'altra parte è morta di là. E noi andiamo a curare, ci vediamo dopo. Rieccoci qua. Abbiamo lei. E ci mancano gli ultimi due, mi sembra, sì. E poi si va. Innanzitutto, aspettate, non l'ho smesso. 3 a Plumbeopoli per il centro Pokémon. Sidra, attenzione, non abbiamo mosse di tipo. E direi che questo si cambia. Fai piscinin. Oh, piscinin. Fango? No, non me lo dico. No. Che cavolo, stai dicendo che fanno anche a lui? Ghigliottina? Buttalo giù subito! Oh signore. Ma ragazzi, ghigliottina, cioè, se non vi ricordate, one shotta con un colpo, eh. Oh signore, me l'ho dimenticato che c'è anche Nidoking c'ha mosse che one shottano con un colpo. No, gatto, fai te, bollaraggio. Levacelo. È terra, quindi. Dio. Questo è Dio. Meno male. Via. Ora c'è una pozione, meno male, ce la facciamo ad arrivarci. Come si fa senza pozione? Bisogna comprarle subito. Ok, subito, pozione. Ah, pozione 2, perfetto. Via. E subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora sarebbe morto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Per 4, ragazzi. Sì, subito. Cioè, capito, ragazzi, perché devono essere allenati sempre e soprattutto più forti quegli altri, perché se anche non abbiamo pozioni, cioè bisogna pensare a tutto. Segniamo 4 anche qua. E io direi che compriamo e poi ci fermiamo qua perché è già passato un po' di tempo. Gli hanno proprio venduto magica. Però allenano. Salve, posso essere aiuto? Compra. Allora, pozioni intanto 5. Sì. Pokéball. 10. Mamma mia. Ok, quindi noi ci dirigiamo laggiù e mentre sto andando vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo episodio. Mi raccomando, fateci vedere dei bei pollicioni in su per supportare la serie se vi piace. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo episodio. Da me invece è tutto, linea allo studio. Ciao ragazzi!